Siamo davvero all'incredibile, alla negazione pura della democrazia, cose che accadono nei regimi dittatoriali, accadeva all'epoca del fascismo. Alcuni dipendenti di ArcelorMittal hanno postato, hanno condiviso un post appunto avente ad oggetto la pubblicizzazione della fiction di Canale 5, Svegliati amore mio. Puntualmente con un provvedimento da parte del dottor Ferrucci, responsabile delle risorse umane, sono scattati provvedimenti disciplinari. Ne parliamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Ripeto, un qualcosa di incredibile. Sì, è l'ennesimo atto di repressione nei confronti di una popolazione che è provata da 10 anni di sofferenza. Tra l'altro uno schiaffo che arriva non solo nella faccia dei dipendenti che stanno subendo queste angherie, ma anche e soprattutto uno schiaffo a tutta la comunità, perché il messaggio è chiaro: di quello che succede a Taranto non bisogna parlarne e voi non dovete neanche pubblicizzare una fiction che racconta uno spaccato di verità della nostra Taranto. Che peraltro, se proprio vogliamo, non c'era neanche il riferimento nella fiction alla città di Taranto, esplicitamente. Quindi, come dire, come se ArcelorMittal avesse la coda di paglia. Sì, assolutamente sì. È chiaro che questo è... Ci hanno fatto un processo di intenzioni. Mancava solamente che scrivessero sul provvedimento: sappiamo che avete pensato che anche noi siamo responsabili. Quindi è giusto per loro. Ma secondo me questo atteggiamento, certamente antidemocratico e dittatoriale, rientra nella logica del punirne uno per educarne 100. Assolutamente sì. Creare il clima del terrore. Io avevo avuto già modo a Giorgetti di dire in maniera esplicita, consegnandolo in quel documento in cui c'è scritto, che se si vuole veramente fare un ragionamento serio bisognerebbe allontanare immediatamente la Morselli e il suo entourage, perché sono persone, come dire, che hanno un disprezzo per la vita umana, per i sentimenti dei lavoratori, che è, come dire, veramente da libri di storia, in negativo. Il problema vero poi alla fine è che stanno giocando, loro giocano, continuano a provocare, lanciano disperazione e negatività sul territorio, nelle famiglie dei lavoratori, sapendo che dall'altra parte non c'è una politica che fa la politica seria, perché altrimenti avrebbero già preso provvedimenti, perché questo non è il primo caso. Voglio ricordare un episodio su tutti, il licenziamento di Graziano Zingariello per quella falsa accusa di aver girato un video. Il cui ricorso è stato portato avanti da USB e vinto. È stato vinto, ma anche questo ti spaventa, perché poi la sentenza del giudice su Zingariello è liscia. A un certo punto mancava solo che il giudice scrivesse: ma qual è il motivo per cui l'avete licenziato? Perché non c'è nessun motivo, non c'è nessuna prova che lui abbia commesso un reato. Il paradosso è che alla fine lei comunque ti butta fuori, ti spingono fuori. E tu paghi le conseguenze anche psicologiche, no? Di restare fuori tanti mesi. E l'altra cosa che ti spaventa è il messaggio che si diffonde. Non è un caso che abbiamo scritto nella relazione al ministro Giorgetti: negli ultimi 2 anni, con l'arrivo della Morselli, sono diminuite del 90% le segnalazioni in termini di sicurezza nei confronti delle organizzazioni sindacali. È un caso? No, perché i problemi sono aumentati. È perché... La logica che sta passando è: vai a lavorare e non ti lamentare, perché se ti lamenti io ti licenzio. Oltretutto loro, ArcelorMittal, parla di danno all'immagine, come se fossero dei verginelli, per non parlare di tutti i guasti, le disgrazie, i drammi ambientali e la dignità dei lavoratori messa sotto i piedi. Proprio loro parlano di immagine. Sì, no, loro proprio di immagini non possono proprio parlare. Cioè, il primo incontro con il ministro Giorgetti si presenta, la composizione della squadra era Morselli, Ferrucci e Buffo, su cui capo pende una richiesta a 20 anni di carcere. Sono andati dal ministro dello sviluppo economico a fare la suicidio. Ma di che cosa parliamo? Cioè, il danno d'immagine che loro ogni giorno fanno a tutta la società ionica, a tutta la città, alle aziende d'appalto, visto tutto quello che stanno facendo. Oltretutto, Rizzo, è inconcepibile che un governo, che il governo possa stare a braccetto, possa creare una nuova governance. ArcelorMittal è Invitalia Stato, cioè come fa il governo a stare a fianco a ArcelorMittal? Anche questo è sconcertante. No, questa è la domanda e il ragionamento che ho fatto a Giorgetti. Gli ho detto: cioè, non è possibile che con soggetti di questo tipo
tipo, che non pagano gli appalti, non rispettano gli accordi, licenziano le persone, non fanno le attività, inquinano la vita delle persone continuamente a rischio, dal punto di vista, come dire, psicologico, stanno stressando i lavoratori. A un certo punto voi continuate a fare accordi che loro non rispettano, cioè, ma il semplice fatto di sedersi al tavolo con questi personaggi, come dire, secondo me è sbagliato. Quindi lì un governo serio, io spero veramente che troverebbe un altro partner. È l'ora di dire, per favore, toglietevi davanti, perché non siete gente seria, perché non sono persone serie, questa è la verità. Questi sono sciacalli da rinchiudere. Non sto esagerando. Probabilmente bisognerebbe ragionare sulla riapertura dei manicomi. Cioè, questa gente che sta lì si sta assumendo i parenti. Tra l'altro abbiamo pure saputo che Ferrucci si è chiamato il cognato, l'ex cognato, che è un altro pensionato come lui, ex Silva. Tutta gente che guadagna migliaia di euro al mese, lavoratori che vengono buttati in cassa integrazione 800 euro al mese, altri lavoratori a cui viene contestato il fatto che pubblicizzano una fissa. Cioè è il peggio del peggio del peggio. Quindi non sono, lo dico così, sono persone da allontanare, da tenere lontane, perché sono pericolose.